Buongiorno, è un po' che non registro vlog, quindi benvenuti in questo nuovo vlog. Io, come vedete, mi sono appena svegliata e siamo nel mio solito bagno, come sempre. Caso alle imperfezioni che ho in questo periodo in faccia, ma è un periodo assolutamente, diciamo, stressante. Tra il vabbè, c'è il Dobit di sottofondo, tanto per cambiare nei miei video. Comunque, tra il lavoro, tra YouTube, tra il fatto che adesso mi sono iscritta anche a TikTok, che ve lo lascio giù nell'info box, così se avete piacere venite a seguirmi anche lì. Vi lascio anche Instagram qua in alto. Tra la casa, tra tutto, non so più come dividermi, mi sto dividendo in 100 parti. Adesso skincare e vi lascio direttamente, intanto che io mi faccio skincare, tanto oggi non faccio niente di particolare, faccio una skincare super veloce ma super idratante e super soprattutto per le imperfezioni. Oggi utilizzo, vi dico subito, la maschera di L'Oreal per forza, per le imperfezioni secondo me è la migliore. Vi lascio direttamente il video, noi ci vediamo direttamente dopo il video della spesa MD che sono stata ieri con il CRI, spesa tra virgolette perché la maggior parte, noi il vero motivo per cui siamo andati all'MD è perché avevamo finito i gelati in casa, andando al lavoro sapete benissimo che noi abbiamo preso la gelatiera, noi, il CRI l'ha presa la gelatiera, ma non ho assolutamente tempo di fare il gelato in casa, di solito lo facciamo in casa con la frutta e un po' di latte, però stavolta, non essendoci tempo, appunto, abbiamo fatto scorta di gelati. Quindi vi lascio alla spesa MD, io mi sistemo, mi preparo. A mezzogiorno oggi faremo una piadina veloce perché stasera ho preparato un po' di insalata, un po' di pomodorini e poi abbiamo le treccine di mozzarella. Quindi questi saranno i due pranzi, pranzo e cena di oggi. E ci vediamo direttamente dopo. Allora, cominciamo da un'anguria, finalmente, così ritornano le mie colazioni con l'anguria. Un sacchetto di patate, queste qui. Poi una confezione di uova, queste qua bio, 4 uova fresche biologiche, sono 4, 8, 12. Due confezioni invece di carta igienica, abbiamo preso questa, 8 rotoli, 100% puro vata di cellulosa, soffice e delicata, della Flow. Spero che si pronunci così, ne abbiamo presi due. Poi cominciamo con questo cartone. Allora vi faccio vedere, intanto così li metto qua, almeno li metto via, i frollini della marca Le Bon con la panna, che raga non hanno niente a che invidiare con le macine, uguali. Poi un bagno schiuma della Dove per il CRI. Poi il Chris ha preso questo qua, il pan frutto, praticamente è un tipo un mega plum cake con arancia candita e uvetta. I panini, questi qua, che questi me li porterò al lavoro io, me li farò magari col prosciutto qualcosa o i pomodori, vedremo. Compagnia dei panettieri, non li ho mai presi, quindi vi dirò. Due succhi di frutta, questi qua. Fanner, spero che si pronuncino così, comunque i frutti di bosco con vitamina B, C, E uno invece ananas e cocco, sono tutte e due bottiglie da 1 litro. Tre pacchettini di questi qua, Joker Snack, sono snack alla paprika e come vi ho detto appunto ne abbiamo presi tre. E di patatine abbiamo preso anche questi qua, gusto paprika, Joker Snack. Poi, allora, banane, queste qui. 1,93 euro c'è scritto, quindi non sto a scrivere qua perché c'è scritto qui. Le mie mozzarelle amate, che sono due, quindi salterà fuori anche l'altro. Queste sono le treccine che ormai le conoscete se mi seguite perché sono due trecce all'interno e quando le apriamo li mangiamo insieme, io e il Cri sempre insieme, una io e una lui. Anche perché sono piccole ma riempiono, però davvero buone. I fagottini al prosciutto e formaggio. Poi il CRI ho voluto prendere per la prima volta, guardate che bella la confezione, un peccato anche aprirla, e sono praticamente dei biscottini, caffè musica, troppo carini, uno con le note musicali, carinissimi. Poi per me metà stasera, anzi mi sa che verranno 3 porzioni perché il CRI non la mangia l'insalata di riso, io la amo, è da 1 chilo quindi la dividerò in tre di sicuro, già una parte me la mangerò stasera. L'altra domani a pranzo e poi vedremo. Questi qui,
Eccolo qua, i fruttelli sono tipo i polaretti, mi hanno ricordato troppo i polaretti, il dupe dei polaretti, ho voluto prenderli. Adesso vado a prendere l'altro cartone e arrivo. Invece, per quanto riguarda l'ultimo cartone, ho fretta di farvelo vedere perché ci sono i gelati. Comunque, un altro di treccine di mozzarella, che ne abbiamo prese due. Il Chris ha preso tre dei suoi soliti Energy Boost. Eccoli qui che non trovavo l'altro, questi sono i suoi preferiti, infatti l'MD li prende sempre. Facciamo il coso dei gelati. Allora, abbiamo fatto scorta perché li abbiamo finiti tutti, adesso così almeno per un mese siamo a posto con i gelati in casa. Il biscotto, panna cacao e zabaione della marca Le Specialità di Beppe. Perché adesso che inizio il lavoro non possiamo più farcelo in casa. Ghiaccioli, questi ci hanno ispirato tantissimo, lettere dall'Italia. Alla liquirizia di Calabria DOP, ragazzi, ce ne sono all'interno 6. Wow! Poi, sempre di gelati, vi faccio vedere, li sto prendendo da sotto, che li avevo messi sotto tutto. Abbiamo preso questi qua, i Maxi Bon Classic della Nestlé, ce ne sono all'interno 4. Questo è uno dei miei gelati preferiti in assoluto. Poi, affettato, abbiamo preso uno di Speck Alto Adige, no, tutte e due Speck, è vero, mi ero dimenticata. Poi, dolci, questi qua sono per me, Sneak Milk, che noi di solito, io prendo quelli che voglio io, il Cri suoi, poi alla fine va a finire che io mangio i suoi, lui mangio i miei. Sempre così. Il Cri ha voluto prendersi un pigiamino, troppo carino, tra l'altro, ha preso una M, speriamo che la taglia sia giusta, military style, stile militare, una M. Un altro di fagottini. Raga, mi ero dimenticata che ce ne sono ancora due di gelati. Adesso li faccio da subito, li metto tutti in freezer. Caramello salato e noci macadamia, l'abbiamo presa anche l'altra volta. Ice cream adventure della Nui. Spero che si pronunci così, se no faccio sempre grandi figure. Comunque ce ne sono all'interno 4, sono come i Magnum, niente da invidiare, buoni davvero. E come ultimi gelati di questa spesa, il Maxi Stecco al pistacchio, sempre della marca Lettere dall'Italia. E qua ce ne sono all'interno invece 3 da 70 grammi. Poi due confezioni di piadine, queste qua. Piadina romagnola IGP alla riminese con olio extravergine d'oliva. Qua ci sono tre piadine, scusate, per ogni busta. E abbiamo finito con, allora, questi qua che sono i baci, una confezione, due sughi alle vongole. Non li abbiamo mai provati, li abbiamo visti lì e anche il Crimi fa amore. Che ne dici se li proviamo? E io, ma sì, mettili nel carrello. Quindi vi terrò aggiornati. Una confezione di sottilette classiche, le originali, e per finire la spesa ufficialmente, questi qua stasera per il CRI cannelloni alla bolognese, pronti al volo. Ok, ragazzi, ho fatto i capelli, adesso mi do una piastrata veloce, scappo al lavoro e ci vediamo dopo. Tra l'altro, adesso devo mettere anche la protezione solare perché ritornerò a casa per le 8, 8 di sera e la mia solita protezione è lei. Buongiorno ancora ragazzi, siamo al giorno dopo. Ieri non sono riuscita a registrare niente perché sono arrivata a casa del lavoro, abbiamo mangiato, abbiamo fatto i mestieri e non sono riuscita a registrare il vlog. Stamattina niente caffè, spero che si veda qualcosa e ci sia una bella luce. Niente caffè, ma un bel bicchierone di succo. Abbiamo scoperto io il CRI e adesso stiamo impazzendo per questi succhi qua dell'MD. Infatti io la sera ne metto sempre uno in frigo, se no tengo quello che c'è già appunto aperto, tipo questo di stamattina. E la sera sia io che lui, ormai, cioè saranno 2 giorni, perché l'abbiamo fatto ieri e oggi, quindi sì, è già la seconda volta. Niente caffè e niente praticamente, niente di niente. Succo, lui una brioche, io magari adesso non ho fame, magari più tardi mangerò qualcosa, ma un bel bicchierone di succo fresco, raga, è la vita. Devo raccontarvi anche cosa ho combinato stanotte. Ci
eccoci qua, vi ho appoggiato così chiacchieriamo un pochettino. È un po' che non chiacchieriamo proprio nel blog. Raga, io mi prenderei a sberle. Cioè, la Katy di stanotte la prenderei letteralmente a sberle perché erano tipo le 2 di notte, perché poi mi sono alzato, ho guardato il cellulare che ce l'ho in carica vicino a me nel letto, alla mia parte, il Cri dalla parte già al suo. E guardo, erano le 2. Ho cominciato, stavo dormendo tranquilla, sono andata a letto alle 10:30, tra l'altro prestissimo, ero cotta tra il lavoro, tra il caldo, tra che sono arrivata a casa dal lavoro, ho messo a posto tutta la casa, ho fatto la doccia e tutto quanto, i capelli li avevamo fatti direttamente prima di andare al lavoro, quindi meno male, almeno i capelli li avevo già fatti, è tutto a posto fin lì. Vado a letto alle 10:30, 10:20, mi addormento, mi sveglio alle 2, bella, allegramente, ho deciso cosa? Di spaccarmi la ferita, raga, la Katia di stanotte, ripeto, la prenderei ufficialmente a sberle. Non so come mai, un prurito assurdo, ho tolto, lo vedete? Io spero che si veda, adesso non fa più impressione come prima perché è straguarito, però se magari le mie manine stavano ferme stanotte, anche adesso il prurito. Infatti, quando mi fa prurito, ma quando non dormo, quando sono cosciente di quello che faccio, da bella sveglia, tipo adesso che sto parlando con voi, mi fa prurito, faccio sempre così e lo massaggio. Non è che vado lì così. Stanotte alle 2, ragazzi, non so come mai non ho collegato il cervello ai fatti che facevo, quello che facevo. Ho cominciato a scartavetrarmi, a grattarmi fortissimo perché il prurito era assurdo, perché più guarisce, cioè mi sta facendo tribolare, più adesso che sta guarendo di quando mi ero fatta male, del male, diciamo, assurdo. Ho cominciato a grattarmi così veloce, raga, ho acceso la luce e gli faccio il cri, perché il cri poi si è svegliato perché ha sentito ma che dicevo, ma non ne posso più, cioè io proprio di notte alle 2 di guarda. Guardate, mi prenderei a sberle, ve l'ho già detto 300 volte. E mi sono svegliata, il Cri mi fa, amore, ma cosa c'hai, no? Perché si è svegliato anche lui sentendo io che grattavo, che non è che urlavo, però mi lamentavo, non ne posso più, cioè da sola, vabbè, impazzita. E il Cri ha acceso la luce, raga. Sapete cosa vuol dire questa parte qua che vedete, tutta sangue, ho sporcato le lenzuola, infatti adesso devo anche cambiarle. Cioè, mi sono fatta andare a sangue. L'ho combinata stanotte, infatti adesso ho dovuto mettere un po' di pomata, però adesso si è riassorbita. La pomata che ora era, quando l'ho messa, 2:30 più o meno, ho messo una garzina, la pomata, la garza, l'ho disinfettato, l'ho pulito perché sangue dappertutto, non tantissimo, non era eccessivo, però in questo punto qua mi sono fatta andare a sangue, infatti ho sporcato anche il lenzuolo, il coprimaterasso. Che adesso non copri materasso, il lenzuolo che c'è sotto, e adesso de devo anche pulirlo e lavarlo. E speriamo che vada via il sangue, incrociamo le dita. Sono proprio una rincoglionita. Una rincoglionita. Adesso devo aspettare che mi guarisce a questo punto, perché oltre al prurito adesso mi fa male perché ho tolto la crosta qua. Eccolo, guardate questo punto qua. Perché la stupida della Katia ha tolto tutta la crosta, tutto questo pezzettone qua l'ho tolto stanotte io grattando, ma ragazzi, ma così proprio forte, un prurito assurdo. Si può essere così rimbambite? Comunque, ragazzi, io adesso finisco il mio succo, vado a fare i mestieri. Spero che questo vlog vi sia piaciuto. Ve l'ho detto, i vlog da oggi in poi saranno molto corti. Oggi per voi è il 18, per me è ancora il 7 di luglio, quindi fate voi quanto sono indietro con i video. Però l'importante è che pubblico, ve l'ho già detto, anche se sono super super stressata e indaffarata in questo periodo, ma su YouTube non manco. Quindi cerco sempre nei momenti vuoti, tipo stamattina, che oggi inizio alle 4:30 di lavorare, ho tutto il tempo. Ho finito questo vlog che ho già iniziato ieri con la spesa dell'MD, i capelli che abbiamo fatto e tutto quanto. E poi oggi voglio registrare anche un video perché mi sono arrivate alcune novità make-up e il video make-up lo sapete che esce il venerdì. Niente, io vi saluto. Finisco il mio succhetto che è la fine del mondo. Vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Vi ricordo che giù nell'info box vi lascio TikTok e qua Instagram. Ciao e vi aspetto.